Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Tu sei birichina, ma sei tanto deliziosa, ciò che ti interessa. Che cos'è? E via va, via tu, e sillaba con me. Via va, via tu, dimmi tu cosa sono queste sillabe d'amore. Benvenuti al nostro quarto appuntamento con Storie di una ferrovia. Io sono sempre il vostro capostazione Scarpinski. La costruzione. Una nutrita serie di corrispondenze apparse nei quotidiani dell'epoca ci tiene dettagliatamente informati sull'andamento dei lavori di costruzione della Mar. Seguiamo pertanto lo svolgersi dei lavori attraverso le cronache di chi fu testimone di quegli avvenimenti. Il 26 marzo 1890 il corrispondente d'Arco della Gazzetta di Trento scrive: «Ho il piacere di notiziarvi che nell'avvertenza del municipio di Arco con la ditta bancaria Fratelli Sigismondo Schwarz e con l'ingegnere in capo dirigente dei lavori signor Mulheiser, tutte le difficoltà vennero appianate. I lavori, iniziati nel marzo 1890, furono portati avanti da una folta schiera di maestranze locali, gli Eisenponeri, dal tedesco Eisenbahner. Così allora venivano chiamati, nel Trentino, gli operai addetti alla costruzione delle Imperial Regie Ferrovie. Erano stati assunti per buona parte nei paesi del Basso Sarca. Un'altra parte veniva dall'altopiano di Brentonico, in particolare da Castione, località quest'ultima che da sempre è stata la patria di ottimi scalpellini. I manufatti in pietra, tecnicamente assai apprezzabili, eseguiti in un lasso di tempo veramente limitato, confermano la presenza di maestranze abili ed esperte». Leggiamo sulla Gazzetta di Trento del 15 luglio 1890. «Vi dirò con mia gioia che ocularmente ho veduto di questi giorni il difficilissimo tronco sul Monte San Giovanni. Ha progredito in tal modo che al più in 5 o 6 settimane vedremo quel tratto condotto al punto di potervi senz'altro applicare l'armamento delle traversine e rotaie. Vi assicuro che la traccia è veramente un capolavoro». Ma gli intralci burocratici non sono appianati così facilmente. Il 21 luglio 1890 l'Alto Adige scriveva da Riva: «Le questioni che malauguratamente agitano la nostra città e che purtroppo oggi fanno procrastinare i lavori fino a Riva sono l'ubicazione di questa stazione e la voluta occupazione anche parziale della strada Riva-Arco». Ad Arco, frattanto, i lavori progrediscono con più alacrità. Anche l'arciduca Alberto, che ad Arco è di casa, si interessa della nuova ferrovia. Il 7 agosto dello stesso anno, la Gazzetta di Trento riferisce che i lavori per quella ferrovia economica progrediscono per bene, che il signor Carlo Filosi ha venduto un pezzo di terreno di circa 7.000 metri quadrati presso quella stazione ferroviaria al signor Landmann di Franzenfeste per esigervi un grandioso ed elegante hotel di cui si elabora già il progetto e per il quale si darà mano in breve all'escavo per le fondamenta. Verso l'autunno, pur tra intralci e contrasti, i lavori si trovano a buon punto ed in data 23 ottobre la Gazzetta di Trento ne dà dettagliate notizie. Dopo tanti ostacoli che era gioco forza superare riguardo a questa pur tanto desiderata ferrovia, siamo finalmente al punto di non rimanere più dubbio che quanto prima udiremo attraverso queste contrade il sibilo della vaporiera. Il binario è già collocato sul terreno del paese di Mori, fino a Nago, ed appena terminati i lavori di rinforzo del ponte di Ravazzone, ciò che avverrà senza dubbio fra pochi giorni, entro lo stesso ottobre corrente si congiungerà il paese di Mori alla stazione per modo che alla metà di novembre, perdurando il bel tempo, la locomotiva potrà inoltrarsi fino ad Arco.
E finalmente, sempre la Gazzetta di Trento, l'8 dicembre, scrive in una corrispondenza da Arco: Ci siamo! Ciò che pareva un sogno poco a poco divenne realtà. La nostra ferrovia, l'oggetto delle più vive aspirazioni di questa popolazione, è, si può dire, compiuta. La stazione di Arco è già ultimata. Ormai non resta che completare che l'ultima parte del percorso in prossimità di riva, ma sul finire dell'anno anche tale tratto è terminato. Col 28 dicembre le locomotive diedero il saluto alla ridente riva sul lago, trasportando, secoloro, molti carri di materiale a quella stazione. Col 1° febbraio, come mi assicura l'onorevole direzione, la linea Mori-Arco-Riva sarà aperta all'esercizio pubblico. Rimangono da portare a termine le ultime rifiniture della linea e il completamento dei fabbricati della stazione di Riva. Sempre in data 3 gennaio, un altro quotidiano, Il Raccoglitore, riferisce: Coi lavori siamo molto innanzi e le macchine percorrono continuamente il tronco dal sottopassaggio del torrente Varone fino alla stazione di Riva, conducendo carri di materiale che serve per il rialzo del terreno alla nostra stazione. Mentre però la linea si può dire ultimata, non è così dei fabbricati, per i quali, causa il freddo intenso che da un mese ci perseguita, si dovettero sospendere i lavori. Da quanto però mi assicura da chi è in grado di saperlo, la linea si aprirà al pubblico verso i primi del prossimo febbraio. Una cosa mi piace annotare ed è che anche gli avversari della ferrovia economica incominciano a riconoscere che tanto il materiale fisso come il materiale mobile della linea corrisponde ad ogni esigenza, per cui si può quasi assicurare che tutti approfitteranno della nuova viabilità che gli omnibus a cavalli ci abbandoneranno del tutto. La Mar è finalmente completata. Non rimane ora che attendere il giorno della solenne inaugurazione. Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu sei birichina, ma sei tanto deliziosa. Ciò che ti interessa, che cos'è? Te-re-te-te-te-te-te-te-te. E via va, zio Mu, e sillaba con me. Io, dimmi tu cosa sono queste sillabe d'amore. Ba, baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. E via va, zio Mu, e sillaba con me. Via be, zio Mu. Allalero, lallaliri, lallaliri, lili, la. Ba, baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.